Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Pepevac Collectibles, oggi per la seconda volta. Infatti oggi, domenica 28 gennaio, questo è già il secondo video, perché purtroppo, per fortuna, InArt ha deciso di rilasciare dei nuovi dettagli sul preordine dei Joker. È già uscito, forse un paio, due o tre ore fa, vediamo quando riuscirò a far uscire questo secondo video, è già uscito il video delle news sul canale, in cui appunto vi preannunciavo che InArt ha rivelato la data del preordine effettivo di Joker, che sarà martedì 30 gennaio. Quindi da martedì sarà possibile preordinarlo, ma ancora non ha svelato i prezzi, lo farà appunto martedì, ma oggi ha svelato un altro importantissimo dettaglio che a me sinceramente non ha fatto molto piacere. Adesso vi spiego subito perché. Infatti, InArt, qui in studios InArt, ha deciso di non rilasciare una versione standard del Joker, tratto dall'omonimo film interpretato da Joaquin Phoenix, ma ha deciso di rilasciare esclusivamente una versione deluxe e una versione premium. Versione deluxe che quindi conterrà due action figures, che sono il Joker nelle sue fattezze più classiche che tutti conosciamo, col vestito rosso, e invece l'attore, il Joker, diciamo, nella sua versione borghese, diciamo, se così vogliamo chiamarla. Tutto straricco di accessori, ovviamente un sacco di mani, la classica poltrona che abbiamo visto in tante rivelazioni che ha fatto InArt nel corso di questi mesi, in cui ha mostrato ovviamente già il Joker. E ovviamente la base diorama con la riproduzione anche della classicissima, ormai scalinata. E purtroppo, raga, il prezzo ancora non lo sappiamo, quindi non voglio parlare troppo presto, però sappiamo tutti che due action figures non possono costare come una. Quindi se io avessi voluto, per esempio, acquistare soltanto il Joker nella sua versione più classica, adesso lo prendo fortissimo dietro, perché non posso, perché devo prenderli entrambi. È una figata, per carità, è fighissimo comunque, perché avere tutte e due le versioni è bello, ma se magari una persona stava lì aspettando il 30 di gennaio, cioè credendo, ok, forse ho da parte questi X euro, X dollari per acquistare il mio Joker e così sto bene così, adesso dici in atto, dice no, ti inculi, ne devi prendere per forza due. Quindi questa cosa potrebbe essere un bene per chi se lo può permettere, chi non se lo può permettere, no. Peggio ancora per la versione premium. Queste, ragazzi, ricordate che sono le mie considerazioni personali, poi anzi vi invito a farmi sapere voi cosa pensate di questa cosa. Versione premium invece ce ne avrà ben 4 di action figures, quindi tutte e 4 le versioni che sono state annunciate da InArt saranno presenti all'interno di questa immensa versione. Quindi quanto abbiamo visto già nella deluxe più gli altri due, quindi la versione clown e questa, diciamo, più, che adesso non ricordo dal film, raga, però insomma mi aiuterete voi a ricordare quale versione sia. Quindi stessa mole di accessori della deluxe, più ovviamente gli accessori per queste altre due versioni, più stesse basette diorama, una basetta in più, la scalinata, eccetera eccetera. Quindi non solo non potrete acquistare il Joker singolarmente, o almeno così pare, ragazzi, ma potrete acquistarne o due o, se volete, 4. Prezzi che secondo me oscilleranno tra i 1000 e i 2000 per la versione deluxe e quella premium. Forse mi sto tenendo un po' alto, però è meglio tenersi alti che bassi. E qui ovviamente sul Facebook, sull'Instagram di InArt possiamo andare a vedere qualche dettaglino in più. Quindi abbiamo tutti tutto ciò che andrà a comporre la versione deluxe. Qui adesso non ve le sto a leggere, ragazzi, se volete andate sul profilo, le leggete, però c'è una descrizione di tutti gli accessori, quindi 9 paia di mani, quindi potete fare veramente qualsiasi cosa, accessori vari, abbiamo accessori sia per i vestiti che per, e bla bla bla, vabbè, già lo sapete.
Poi abbiamo la disponibilità in Cina, Australia e Nuova Zelanda. Ovviamente per averli qui da noi, versione di importazione con tutto ciò che questo comporta. Poi, quindi, prima metà del 2025 come data stimata di rilascio. Poi c'è qualche curiosità, ragazzi, per chi di voi fosse interessato, ci sono le dimensioni dei vari scenari, dei vari diorami, delle basette che vengono fornite, quindi la scena del bagno, 2 cm per 13 per 11, ad esempio la scalinata è 35 per 29 per 18, quindi una bella bestia, tutto fighissimo, raga, ve lo ripeto, guardate anche le immagini, adesso vediamo se riesco ad ingrandirle con la mia grande tecnologia, no? Comunque guardate anche le immagini, che sono quelle che sono passate e ripassate continuamente in questi mesi, vi ripeto, cioè da parte di Inart, l'ha sempre rese pubbliche, quindi sono sempre state visibili. Le Figus sono ovviamente eccezionali, ragazzi. La mia polemica, se così vogliamo chiamarla, forse qui su Facebook c'è qualcosina in più, la mia polemica è data dal fatto che, appunto, secondo me, poi fatemi sapere appunto voi cosa ne pensate, secondo me non è possibile da oggi a domani dire no, raga, ascoltate, chi di voi si voleva prendere il Joker, guardate intanto il mio puntatore, ci sono due puntatori, queste sono le meraviglie dei miei mezzi. Comunque dicevo, niente da dire alla qualità, che qualità in arte è sempre una garanzia, quindi guardate il dettaglio di tutto quanto, dal bestiario all'head sculpt, tutte le versioni sono una meraviglia, ok? Però vi ripeto, secondo me non è una cosa molto corretta, cioè non è una cosa che mi piace. Poi ci sarà chi di voi o chi in generale dice a sti cazzi, i soldi ce l'ho, ne devo prendere una, posso prendere due, anzi magari se ne prendo due il prezzo sarà scontato piuttosto che prenderle singolarmente, per carità, perché probabilmente il gioco sarà questo. Se dovesse costare 301, sto facendo degli esempi, 301, poi con questi capelli innestati non penso proprio che costerebbe 300, ma 301 e 300 l'altra, ed entrambe, una versione deluxe me la metti a 500 euro, allora dico sai che c'è, sto. Però ragazzi, detta tra noi, guardate qui comunque la riproduzione di questa, anche della scena iconica, è bellissimo. Però ecco, detto tra noi, secondo me i prezzi saranno considerevolmente più alti, ok? Poi magari martedì esce la news e verrò smentito, direte vabbè Peppe, ma stai dicendo un sacco di stronzate, possibile. Però ecco, secondo me non è una bella mossa questa da parte di Inart. Ovviamente c'è chi la comprerà, ovviamente c'è chi ama così tanto questa versione di Joker da poter prendere anche la versione premium. A me sinceramente, cioè, guardate ragazzi, cioè, non c'è niente da dire, cioè, non mi voglio ripetere, però ad esempio di questa versione clown farei a meno, io personalmente. Questa, oddio, questa anche molto carina, però farei a meno anche di questa, quindi dici allora rompere le palle e prenderti la deluxe, ok, ma se io volessi solo questa, tenculi. E fino adesso che io sappia non è stata mai detta questa cosa, è questo che mi dà un po' fastidio. Probabilmente io non lo prenderei a prescindere questo Joker, quindi non lo so ragazzi, magari sto creando una polemica per nulla, però questo è quello che penso. Quindi, ragazzi, non vi voglio tediare oltre, dovrà essere un video molto breve, anche perché è il secondo della giornata, quindi già avete visto sta brutta faccia per troppo tempo oggi. Fatemi sapere voi cosa pensate di questa cosa, non voglio influenzarvi in alcun modo, però voglio aprire una sorta di dibattito, voglio sapere voi cosa ne pensate. Prima di tutto, se pensate di prenderle, so che ancora non ci sono i prezzi, quindi magari ne riparleremo martedì, ma se avete un'idea, se dite io al di là del prezzo voglio prenderla, fatemelo sapere. Se
adesso che sapete questa novità, siete ancora intenzionati a prenderla e quali delle due versioni prenderete. Detto questo, ragazzi, vi auguro ancora una volta una buona domenica. Ci vediamo martedì per quel video importante con il Colosso dei Nerd, cioè sul Colosso dei Nerd. Non mi resta che salutarvi. Io, Queen Studios, In Art, Joker e tutto il Cucuzzaro, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!